in questo numero di AgriFood Magazine. Etichettatura nutrizionale. Italiani informati. Vini. Nel 2020 minori ricavi per 1,2 miliardi. Dall'agroalimentare nel 2018 16 miliardi di tonnellate di CO2. Agricoltura. All'asta 16.000 ettari con Banca delle Terre. Per l'81% degli italiani la qualità è un elemento di primaria importanza per l'acquisto dei prodotti agroalimentari. Il 62% è inoltre molto attento alle informazioni nutrizionali. Pesano meno nella scelta marca e prezzo. È quanto emerge dalla ricerca demoscopica che AgroNetwork, l'associazione di promozione dell'agroindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e LUIS, ha commissionato a Format Research sui sistemi di etichettatura agroalimentare e il loro utilizzo da parte dei consumatori. Il 63% degli italiani, rileva l'indagine, acquisisce i dati nutrizionali attraverso le etichette, mentre il 30,6% si informa tramite i social media e il web. La pandemia ha impattato in modo drammatico sul settore vinicolo a causa delle chiusure imposte agli esercizi Horeca e all'andamento delle esportazioni. È quanto emerso nel corso di un incontro a margine dell'Assemblea Generale di Federvini. Rispetto all'anno precedente, nel 2020, le vendite di spiriti e vini hanno registrato in Italia minori ricavi per circa 1 miliardo e 250 milioni di euro, mentre le esportazioni sono diminuite di 261 milioni. Un andamento compensato in misura minima dalle vendite attraverso altri canali e le attuali previsioni per il 2021 mostrano segnali di ripresa decisamente timidi. Secondo i dati della Fondazione Edison, l'Italia è stata nel 2019 primo produttore mondiale di vino e secondo esportatore di vini e mosti. Nel 2018 le emissioni di gas serra causate dal sistema alimentare sono state pari a oltre 16 miliardi di tonnellate di CO2, più 8% dal 1990, in gran parte emesse nei paesi in via di sviluppo, il 33% di tutte le emissioni di gas serra causate dall'uomo. Quelle derivate dalle attività pre e post produzione lungo le filiere, tra consumi e sprechi, rappresentano una quota crescente, ben 2/3 del totale. È quanto emerge da uno studio condotto dalla FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, a cui hanno partecipato esperti di Columbia University, NASA e di diverse agenzie dell'ONU. Lo studio evidenzia in particolare che le emissioni dovute ai cambiamenti nell'uso del suolo, come la conversione delle foreste in terreni agricoli, è ancora la più grande causa di gas serra. La riduzione delle foreste di oltre il 30% negli ultimi 20 anni ha generato quasi 3 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno. Oltre 16 miliardi di ettari che costituiscono 624 aziende potenziali per un valore complessivo minimo atteso di 255 milioni di euro da reinvestire integralmente a favore dei giovani agricoltori. Si apre oggi il quarto bando della Banca Nazionale delle Terre Agricole, strumento nato nel 2016 per favorire l'incontro tra domanda e offerta e il ricambio generazionale. Dal 9 giugno al 7 settembre sarà possibile inviare le manifestazioni di interesse per l'acquisto di uno o più terreni ubicati in prevalenza nelle regioni meridionali. Ai giovani imprenditori agricoli under 41 è concessa la possibilità di pagare il prezzo del terreno con rate semestrali o annuali per un periodo massimo di 30 anni. Per il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli si tratta di uno strumento fondamentale perché offrendo terreni rende operative le misure per realizzare un'agricoltura 5.0 e coinvolgere i giovani.